Un saluto a tutti qui per voi, è GazFX che vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Oggi siamo con un video molto molto piccolo, non sto giocando, ma giocherò, è quello il fatto. Non in questo video, ma in quelli che vedrete successivamente. Questo perché appunto è un video update per il canale in sé e quello che appunto voglio dirvi è che stanno per arrivare una serie di video tutti concentrati su Black Desert. Perché Black Desert? Perché è l'MMORPG che sto giocando in questo momento. Sto giocando anche a New World, ma non posso farci dei video adesso in questo momento perché abbiamo problemi di coda ad entrare nei server e quindi niente New World per voi. Ci saranno un sacco di video di Black Desert e questi video sono principalmente concentrati per giocatori principianti o comunque novizi. Questo perché appunto voglio avvicinare e sensibilizzare quello che è il mondo degli MMORPG con quello che secondo me è il miglior MMORPG, ovvero Black Desert Online. Perciò ci saranno delle guide introduttive proprio per iniziare a giocare, come si piazza nel mercato, ma soprattutto come si presenta poi effettivamente al consumatore, quindi il giocatore. E ci sono davvero tantissime cose che dovete capire di questo gioco. E posso farvi davvero tantissimi esempi. Per esempio, numero 1, build inventory, quindi le schermate principali che avete quando premete il tasto I, dove potete vedere la vostra build e il vostro inventario, quindi come gestire il vostro inventario, ma soprattutto come comprendere quello che è l'AP, quindi l'attack power, non power, cioè non siamo americani stupidi, e il defense power, ok? Quindi la gestione del personaggio in sé, statisticamente parlando. Possiamo parlare davvero di tantissime cose, anche la gestione della casa, perché qui su Black Desert potete comprare la vostra abitazione, allestirla come vi pare, ok? I Rift Boss, per esempio, quindi come trovare i boss sulla mappa, ucciderli e quindi capire i drop che trovate e quando capire quando potete portarvi effettivamente a uccidere un boss, perché non è che entrate e subito potete pensare di andarvi a fare il boss, quello ovviamente vi scioglie vivi. Perciò anche capire queste piccole cose, le impostazioni del gioco quando entrerete per la prima volta sarà tutto molto dispersivo e quindi capire come potete cambiare le vostre impostazioni a partire dalla grafica, l'audio, i messaggi su schermo che sono la cosa più noiosa qui su Black Desert, ma che potete tranquillamente togliere, ok? Poi capire statistiche secondarie come le energy e i contribution point. Questi contribution point e questa energy si farmano grazie alla knowledge. La knowledge è tutta la sapienza che il giocatore ha. Quindi semplicemente portandovi in un posto lo scoprirete perché ci siete entrati per la prima volta e allora prenderete knowledge. Uccidere lo stesso nemico per qualche volta di fila vi farà capire come funziona quel nemico e quindi prenderete knowledge di quel nemico. Parlare con le varie persone vi darà knowledge di quelle persone o dei discorsi che potete affrontare con quelle persone. Ci sono davvero tantissime cose. Che ne so, anche i libri, ok? I libri sono dei capitoli che potete completare piano piano seguendo le quest, quindi seguendo quello che il gioco vi chiede e da lì appunto prendervi come reward delle statistiche, come, che ne so, più vita, più ability power, più defense power, più accuracy, inventory slot expansion, cose del genere, ok? Comprendere come si utilizza la mappa, perché la prima volta che premerete M per aprire la mappa sul vostro schermo, non ci capirete assolutamente niente, perché la mappa è piena zeppa di informazioni, ma queste informazioni possono essere filtrate e di conseguenza potete impostarvi la mappa affinché per voi sia più comprensibile. Capire anche il semplice premere ESC, una volta che premete pausa, ci sono un fottio di impostazioni che potete andare ad aprire, schede a destra e a sinistra, tutte cose che però fidatevi hanno senso e soprattutto vi aiuteranno durante la vostra avventura. Comprendere gli eventi e di conseguenza anche, che ne so, il Black Spirit Safe e il Black Spirit Dice Game, quindi il piccolo gioco che potrete fare con i dadi, che vi porterà dei reward praticamente gratuiti durante il corso della giornata e il corso dei mesi, perché questo giochino dei dadi va avanti da tantissimo,
tempo. E anche ne so, anche le statistiche del personaggio in sé, quindi non lo so, potete portarvi sulle vostre impostazioni, sulle vostre settings e cercare di capire tutto quello che vi manca, quindi i titoli, quindi i reward che potete sbloccare effettuando determinate cose che il gioco vi chiede, di conseguenza riscattare questi premi e salire sempre di più. Capire come funziona il tasto O, perché il tasto O vi farà vedere tutte le quest che potete svolgere. Ovviamente ci sono delle quest che dovete andare a prendere personalmente dagli NPC, ma comunque con O avete la gestione di tutte le quest che avete accettato o quelle che potete andare ad accettare perché potete vedere le quest e anche dove andarle a prendere e di conseguenza anche i reward che potete riscuotere una volta che avete finito la quest. Comprendere anche la skill tree perché dalla skill tree potete costruire il vostro personaggio da zero, quindi decidere che questa skill prima di quell'altra skill farà molto più danno, quindi andrete ad utilizzare i vostri skill point su una determinata skill piuttosto che un'altra e da lì piano piano costruire il vostro skill tree, quindi la vostra rotation che farà un bordello di danni e che soprattutto vi aggrati, ok? La cosa più bella, la cosa più divertente e soddisfacente di questo gioco è proprio il combat system. Black Desert per adesso non ha rivali. Come combattete qui su Black Desert non lo ritroverete mai in nessun altro MMORPG, meno che prima o poi arriva qualcosa che gli si avvicini, insomma, o che sia meglio, ben venga. E quindi sì, ci sono davvero tantissime cose qui che Davide, che potete e dovete capire su Black Desert per giocarlo al migliore dei modi, in modo efficiente, ma soprattutto imparare a non perdere tempo in quello che è appunto un MMORPG, un gioco completamente aperto, vasto, dove avete la possibilità di fare quello che volete, quindi che ne so, andare a grindare, uccidere nemici per fare soldi piuttosto che andando a gaterare il sangue dei troll e rivenderlo sul mercato e fare soldi così, ok? Quindi ci sono un sacco di metodi per fare soldi e questi soldi sono la fonte principale responsabile di quello che sarà poi la vostra build, perché potrete decidere di comprare pezzo per pezzo della vostra build direttamente dal mercato, come prenderlo magari a zero e farlo salire, perché sì, qui su Black Desert c'è anche l'Enhance System dove il vostro item piano piano potrete aggiornarlo, ma facendo molta attenzione a come lo fate, perché il gioco, se sbagliate, vi punisce e vi punisce davvero tanto, ok? L'RNG di questo gioco, il Random Number Generator di questo gioco fa schifo. Se leggete 85% di riuscita su un item, è molto probabile che voi prenderete quel 15% e di conseguenza ve la prendete nel culo, ok? Quindi ci sono tante cose qui su Black Desert che potete e dovreste comprendere mentre lo state giocando e questi video ragazzi vi aiuteranno nel corso appunto del vostro gameplay, ok? Quindi troverete tutti questi video pian piano che usciranno sul mio canale. Io per adesso non ho fatto altro che annunciarveli e per ogni cosa che ho detto farvi vedere un piccolo sprazzo di gameplay, ma ovviamente le cose vanno approfondite tanto perché quando si parla di MMORPG le cose vanno approfondite tanto. E quindi questo era il mio annuncio, comunque video update per quello che potrete aspettarvi in futuro qui sul mio canale. Ovviamente ci saranno anche altri video su altri giochi o tutorial o cose del genere, recensioni e compagnia bella, ma per quanto riguarda Black Desert, sicuramente andrete a vedere questi contenuti che vi sto dicendo, più la serie dove appunto saliremo, come vi ho detto prima, dall'1 al 61. Ed anche questo video, ragazzi, è finito. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel mi piace. Dislike se c'è qualcosa che non vi è piaciuto. Fatemi a prescindere sapere cosa ne pensate giù nella sezione dei commenti. Iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei futuri upload. Io vi auguro una buona giornata o buona serata e ciao ciao!